Il premio Faenza è la più longeva competizione al mondo dedicata all'arte ceramica. È nata nel 1938 e ha fatto la storia del mondo della ceramica. Quest'anno, per questa edizione finalmente in presenza, la 62esima, abbiamo deciso di dare spazio a quelle che sono la scultura e l'installazione. C'è stata una grande adesione da parte di un numero cospicuo di artisti, partecipanti da oltre 60 nazioni, quindi un numero importante e significativo per raccontare quello che è la ceramica oggi. Il premio Faenza è stato un innovatore da tanti punti di vista. Ha portato la visione di nuove tecniche, di nuovi linguaggi, di nuovi approcci alla materia e quindi è stato veramente qualcosa di innovativo, importante per l'aggiornamento del linguaggio della ceramica. E questo in tutti questi anni. Ci sono artisti che hanno approfondito temi sociali, artisti che hanno affrontato le tematiche invece ambientali. Un grande spazio è stato dato alle relazioni tra gli uomini, le relazioni tra l'uomo e la natura. Questa edizione è particolarissima perché è un ritorno proprio alla mostra con un grande catalogo che documenterà tutta questa rassegna e con i talk che sono stati organizzati da marzo a maggio come incontro con gli artisti protagonisti, è stata veramente un'edizione che rimarrà nella storia di questo premio.